Buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi anche in questa occasione. Probabilmente in molti avrete pensato che quest'anno la banda di Peccioli non avrebbe fatto il concerto di Natale, il concerto degli auguri. E invece siamo qui anche quest'anno. Siamo qui in un modo diverso, con una modalità che non è quella di tutti gli anni, ma vi garantisco che anche quest'anno ci abbiamo messo tutto l'impegno e tutto l'entusiasmo, perché anche quest'anno la banda voleva fare gli auguri a Peccioli e abbiamo realizzato quello che speriamo in molti vedrete e che vi divertirà. Voglio ringraziare tutti i musicanti, uno a uno, perché in queste ultime settimane tutti hanno dedicato molto tempo, molto impegno per realizzare questo concerto. E ovviamente, primo fra tutti, ringrazio quello che ha messo insieme tutti questi ingredienti, li ha mescolati e ha realizzato quella che secondo noi dovrebbe essere una bellissima torta. Un buon panettone di Natale per farci gli auguri. Avete sentito come primo brano un brano di Morricone, perché Morricone a noi ha regalato tanti pezzi che abbiamo utilizzato per i nostri concerti in questi anni e ci sembrava giusto, anche se ci ascolterà chissà da dove, fare a lui questo ringraziamento come forma di auguri anche a lui. Quindi io a questo punto vi ringrazio, spero che siate in tanti ad ascoltare questo concerto. Do la bacchetta e le note ai nostri musicisti e al nostro direttore Simone Orsini e di cuore vi faccio davvero tantissimi auguri per un sereno Natale e soprattutto un sereno, serenissimo nuovo anno. Buon ascolto e buon divertimento dalla banda di Peccioli. Thank you.
Cari amici, il Natale è ormai alle porte e come ogni anno si rinnova l'ormai consueta tradizione, quest'anno in un modo un po' diverso, del messaggio di auguri per le feste natalizie. Quest'anno per voi ricorrono i 150 anni di vita. Questo mi porta a ripensare, a ripercorrere questo lungo tratto di strada per riflettere su quanto accaduto e ciò che è stato vissuto. Buon Natale e un grazie sincero a tutti per quello che fate con le vostre attività, rendendo la comunità di Peccioli più viva. Questo augurio lo faccio con il cuore aperto e con la speranza che possa alimentare in tutti noi un amore più grande per la nostra comunità e anche la volontà di contribuire tutti insieme e senza contrasti alla costruzione di un futuro migliore. Una comunità unita e partecipe è il regalo più bello che un parroco possa desiderare per Natale. Il vostro impegno e la vostra musica riusciranno a realizzare tutto questo. Grazie ancora e buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.
Buonasera a tutti, siamo giunti al termine del concerto. Spero che vi siate divertiti e che abbiate passato una piacevole serata in nostra compagnia. Noi sicuramente ci siamo divertiti tantissimo a preparare tutto questo e volevo ringraziare di cuore tutti i miei musicisti perché sono stati fantastici. Con questo noi vi auguriamo buon Natale, buone feste e soprattutto un felice anno nuovo. E adesso vi lasciamo all'ultimo pezzo del concerto, che è un pezzo di Natale con il quale noi ci teniamo a farvi gli auguri. Buone feste di nuovo, buon Natale a tutti. E felice anno nuovo a tutti. Ah, mi stavo dimenticando. Solitamente dopo l'ultimo pezzo nei concerti ci chiedete il bis e noi siamo sempre felicissimi di farvelo. Ora purtroppo non è possibile, ma c'è una soluzione. Durante l'ultimo pezzo, nei commenti sotto ci scrivete bis. Ok? Io me li leggo tutti. Se qualcuno lo chiede, noi facciamo il bis. Altrimenti, se nessuno lo chiede, io interrompo la diretta e ci salutiamo. Tanti auguri e buone feste. Buone feste. Thank you.
Ciao a tutti. Anzi, ciao a tutti, perché arriverà quel giorno in cui ci leveremo queste mascherine. Io non suono uno strumento, però ogni tanto parlo. E allora, sperando che sentiate anche il sottofondo della musica, vi saluto perché ho proprio voglia di rivedervi. Anzi, di risentirvi. Ciao, a presto.